In sottofondo la cronaca dell'incontro tra Mussolini e Hitler, siamo nel maggio 1938, una giornata particolare non solo per le sorti della nazione, ma anche nella vita della casalinga Antonietta e del suo vicino di casa Gabriele, che si ritrovano a confrontare le rispettive solitudini all'interno di un caseggiato popolare romano. A portare in scena la vicenda, sabato scorso al Cineteatro Astra di Sassari, è stato il Teatro d'Inverno, nell'ambito della rassegna Etnea e Teatralità organizzata dalla compagnia Teatro Sassari. Tratta dal capolavoro di Ettore Scola, autore della sceneggiatura insieme a Ruggero Maccari e Maurizio Costanzo, la trasposizione teatrale di Una giornata particolare del regista Giuseppe Ligios è stata capace di riproporre sul palco dell'Astra tutto il pathos del dramma psicologico che segnò per l'ennesima volta il felice connubio cinematografico tra Marcello Mastroianni e Sofia Loren per la 12ª volta insieme e portò Scola a un passo dall'Oscar. Marina Serra nel ruolo di Antonietta e Giuseppe Ligios in quello di Gabriele, con la partecipazione di Teresa Soro, hanno permesso di rivivere quel senso di solitudine e di annullamento dell'individuo operato dai regimi dittatoriali che cerca conforto nella presenza dell'altro. Le posizioni dei protagonisti, all'inizio diametralmente opposte, finiscono per conciliarsi fino a portarle a stringere un'insolita amicizia e persino a un breve incontro amoroso. Ma ogni giornata, seppur particolare, deve volgere al termine e i due tornano ciascuno alla propria realtà. Lei al ruolo di donna prigioniera del suo status familiare e lui alla triste sorte di inviato al confino in quanto omosessuale.